1978. Quasi tutti gli italiani possono vedere i colori della propria squadra anche in televisione, distinguere le maglie dei propri idoli. Nonostante la trasmissione del segnale paghi ancora delle imperfezioni tecniche, poco importa per milioni di tifosi che attendono, carichi di aspettative, l'inizio del campionato più bello del mondo. La nazionale ha disputato un ottimo mondiale in Argentina e il protagonista della spedizione azzurra si chiama Paolo Rossi. Il nuovo beniamino dei tifosi è il trascinatore del Vicenza dei Miracoli che la stagione precedente ha chiuso al secondo posto e ha proiettato l'attaccante di Prato al vertice della classifica cannonieri. Paolo Rossi ha solo 21 anni ma il suo cartellino vale più di 5 miliardi di lire, una cifra record che fa discutere nei bar sport, scatena polemiche e interventi in Parlamento. Il Vicenza vuole continuare a volare e si svena per tenersi il suo centravanti. E mentre i tifosi applaudono il nuovo idolo nazionale, il mondo del calcio è scosso da una notizia bomba. All'inizio di luglio la giostra del mercato allestita all'hotel Leonardo da Vinci, nell'Interland milanese, viene bruscamente fermata dai carabinieri. È un terremoto di grande intensità. Parte da una denuncia dell'avvocato Campana, presidente dell'associazione calciatori. Reato di mediazione di manodopera a scopo di lucro. La normalità torna solo grazie ad un decreto governativo, ma è il segnale che qualcosa si sta muovendo. Il mercato estivo registra apprezzabili mosse e stuzzicanti novità. Juventus che conferma la rosa campione d'Italia, l'affare dell'estate è della Roma, che acquista dal Genoa Roberto Cruzzo, uno dei migliori centravanti emergenti, inseguito dai club più importanti. Buona anche la campagna acquisti delle milanesi. Il Milan, in cui gioca ancora Gianni Rivera, arrivato al suo 19° campionato, prende il fantasista Walter Novellino e l'attaccante Stefano Chiodi. L'Inter, dopo l'addio di Giacinto Facchetti, l'ultimo reduce della formidabile formazione che vinse tutto negli anni 60, ringiovanisce la rosa. Prende il forte mediano Giancarlo Pasinato, autentica rivelazione dell'Ascoli nel campionato di Serie B, e fa arrivare da Brescia Evaristo Beccalossi, mezzala dei piedi buoni, che ritrova l'amico Alessandro Altobelli. Sì, questo poi bisogna mettere in ordine, bisogna mettere in ordine. Paolo, c'era Silvia. Sono pronti a immergersi in un sogno lungo 30 giornate. Ognuno col suo carico di aspettative, dallo juventino che sogna il bis al tifoso dell'Avellino che si prepara a vivere per la prima volta l'emozione della massima serie. Molte di queste immagini giungono alle varie sedi dove vengono registrate tramite il satellite Sirio. E questo perché a un certo punto è più facile registrare le immagini attraverso l'altissimo satellite piuttosto magari che farle arrivare attraverso una grande catena di ponte o uno piazzato su una montagna terra tesa. Puntuali all'appuntamento anche quest'anno il 19° con la trasmissione che conserva nelle linee essenziali la sua impostazione. Già siete stati informati sulle vicende dei primi tempi nel corso della prima parte di Domenica Sport in Radio 2. Via allora con i punteggi dei primi 45 minuti in linea a Roma. All'Olimpico di Roma, Lazio 1, Juventus 1, poi Bologna. A Bologna, Bologna 0, Inter 0, a poi Torino. Al Comunale di Torino 1-1 fra Torino e Fiorentina, poi Perugia. Risultato del primo tempo, Perugia 1 con gol di Bagni al 14°, Vicenza 0. Per questo incontro una tribuna principale costa la bellezza di 19.000 lire. Gli altri primi tempi a Catanzaro, Catanzaro 0, Atalanta 0, a Milano, Milan 0, Avellino 0 a 5 minuti dal termine. A Napoli, Napoli 1, Ascoli 1, a Verona, Verona 0, Roma 0. Per le note di cronaca, linea Roma. All'altezza della linea centrale del campo e Gadin che serve ancora il numero 6 Cordova che procede insieme con il compagno di squadra difensore che si trova in questo momento sulla sua destra. Cordova centra, colpo di testa da parte di un giocatore.
Ancora reti bianche tra Bologna ed Inter. Il movimento dell'Inter è piuttosto buono, grazie alla rapidità con cui si muovono tutti. E certe ripetiture in velocità per le punte, sia Altobelli che Murano, stanno costringendo la difesa bolognese a un impegno piuttosto attento. Ci sembrano molto interessanti. Attenzione, in Bologna, Pettega ha pareggiato ora per la Juventus. Il tiro del numero 11 è stato molto forte, quasi acrobatico. Il pallone ha battuto calciatore, quindi in pratica a 1 minuto e 25 secondi dalla segnatura della Lazio, quella che portava in vantaggio Lazio di Vascelli, Pettega ha pareggiato le sorti dell'incontro della linea ciò. D'accordo, Ameri, ancora 0-0 tra Bologna e Inter a tempo regolare. Al Comunale di Torino siamo al settimo minuto del secondo tempo, nulla è cambiato, ancora parità 1-1 fra il Torino e la Fiorentina. A voi Perugia. Perugia è sempre in vantaggio per 1-0 sul Vicenza. Vi ricordiamo, il gol è stato segnato da Bagni al 14esimo con un colpo di testa su cross da destra di Casars. 37esimo, ancora 1-0 per l'Inter grazie alla bella rete di Muraro ottenuta due minuti fa sul servizio di Oriali. Il Bologna ha tentato di replicare ma Colomba ha sbagliato due facili cross. Mancano 5 minuti al termine della partita. 1-0 per il Perugia sul Vicenza, voi Milano. Il Milan è passato in vantaggio in questo momento, ha segnato Burriani quando mancano esattamente 10 minuti al termine. A te Ameri. Sugli sviluppi dell'azione che stavamo raccontando. Attenzione, attenzione Ameri, ti devo interrompere da Perugia perché a 3 minuti dal termine della partita il Perugia ha raddoppiato con un gol splendido di Dal Fiume che in area ha agganciato una girata al volo. 2-0 a 3 minuti dal termine della linea. Proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. Procediamo con i finali o parziali. Attenzione Bologna, Ciotti. Sì, Roberto, mancano 30 secondi al mio cronometro alla conclusione della partita. L'Inter è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Muraro al 35esimo. A voi Torino. A Torino il tempo regolamentare è già scaduto, il risultato è di 1-1, si continua a giocare. A voi Perugia. A Perugia il risultato finale, Perugia batte Vicenza 2-0. Il Vicenza è apparso davvero fragile, l'attacco è riuscito a combinare soltanto il palo colpito da Guidetti nel secondo tempo. E a voi Milano. 5 minuti scarsi al termine, questa è la situazione qui a San Siro, sta conducendo il Milan per una rete a 0 sul Lavellino, rete di Burriani segnata al 35esimo del secondo tempo, punto. Gentili ascoltatori, sono le 16.30 precise, abbiamo terminato il nostro servizio, la più cordiale buonasera a tutti. Ecco, io direi di cominciare subito con i risultati e poi li commentiamo brevemente prima di passare ai collegamenti. La prima giornata ha detto che le milanesi, il Napoli e il Perugia sono partite con il piede giusto, mentre la Juventus mostra qualche lacuna in difesa. Il quartetto di testa però dura poco perché Milan e Perugia dimostrano subito di viaggiare su un altro ritmo. I rossoneri come da copione hanno un inizio scoppiettante. Il centravanti Chiodi è un rigorista infallibile. Il terzino sinistro Aldo Maldera puntualissimo ed efficace in zona gol. Il Milan è apparso lanciatissimo, merita pienamente il primato in classifica, anche se a pari merito con il Perugia. Il Perugia di Lario Castagnari invece sorprende tutti. Gioco brillante, perfetti equilibri e risultati di prestigio, tra cui la vittoria esterna sul campo della Juventus, campione d'Italia. Comunque il Perugia è una squadra viva, vivace, ha vinto bene, si è difeso ordinatamente, ha resistito all'assalto della Juventus e in contropiede, anche se su calcio di punizione, è andata a vincere. All'inseguimento di Milan e Perugia ci sono la giovane Inter e il vecchio Toro. È un campionato pieno di imprevisti. La Juve non brilla e dopo 6 giornate si ritrova nel gruppone di centro classifica, dove a tenergli compagnia c'è anche la matricola Ascoli. L'11 bianconero oggi ha disputato veramente una grande partita. Le fatiche argentine hanno colpito Paolo Rossi e il suo Lanerossi Vicenza in pesanti difficoltà e ripetutamente sconfitto. Pablito si sblocca solo la quinta di campionato all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Il Vicenza però perde 4-3. Tripletta di Giordano che si conferma al goleador puro e poi il ritorno del gol molto importante di Rossi che sta tornando a quella forma del mondiale. Ma Rossi è ancora puntuale all'appuntamento con il gol. Intanto, come al solito, gli allenatori pagano a caro prezzo l'andamento lento delle loro squadre.
Il Napoli, dopo due partite esonera Gianni Di Marzio, lo sostituisce con il brasiliano Luis Vinicio. Il contestatissimo Gustavo Giannioli resiste sulla panchina romanista sino alla sesta giornata. Poi anche per lui arriva il licenziamento. Al suo posto il vecchio Ferruccio Valcareggi. Non potevo pensare, devo pensare esclusivamente che cercare di far bene. D'altronde noi siamo lì per sbagliare meno che sia possibile. Il campionato entra nel vivo, cresce anche la tensione, in campo e sugli spalti. Il 15 ottobre risse tra i tifosi in Perugia-Fiorentina. Giovanni Galli è costretto a uscire in barella. Roventi polemiche anche per il fallo di Marco Tardelli, direttamente dai blocchi di partenza. Non attende neanche che si sia dissolta la nebbia dei fumogeni per colpire le caviglie di Gianni Rivera. Il Milan scende al Comunale di Torino, forte del primato in classifica. La Juventus, campione d'Italia in carica, è attardata in classifica di 4 lunghezze. Un distacco considerevole dopo appena 5 giornate. L'arbitro Delia fischia l'avvio dell'ostilità. Stavolta non è un modo di dire del gergo calcistico, perché Marco Tardelli, in una frazione di secondo, attenta le caviglie di Gianni Rivera. È il più veloce fallo della storia, la giustificazione visibile del perché il centrocampista bianconero venga chiamato schizzo. Grinta allo stato puro, indomabile, uno che non molla mai, che riesce a conciliare qualità e quantità. Marco è il miglior esempio di come si possa avvolgere all'italiana la rivoluzione del calcio totale intrapresa dagli olandesi. Perché lui è un giocatore universale, sposa completezza e adattabilità, partendo dalla provincia fino a scalare il mondo. Vince tutto e non sembra mai minimamente diminuire la sua ansia febbrile nel vivere intensamente le sfide, non dormendo la vigilia e trasformando poi in campo, in positiva, l'energia nervosa che lo divora. Bonini corregge la traiettoria per Tardelli che di collo pieno di sinistro infila l'angolino alla destra di Brini. Una rabbia agonistica che si trasforma in gioia incontenibile al momento del gol. Per la gente rimarrà quello delle mitiche esultanze. L'esplicazione più evidente del suo carattere passionale è il suo modo di esultare, che lo ha sempre contraddistinto. Al suo primo gol in Serie A contro l'Inter di Vanoe Fraizzoli, che aveva sbandierato l'acquisto di Tardelli prima di farselo soffiare in extremis da Boniperti. La sua esultanza fu così eclatante che lo stesso presidente juventino gli consigliò di darsi una calmata. Una richiesta praticamente impossibile per uno scalpitante cavallo di razza come lui. E la prima, contro l'Inter, probabilmente non fu altro che la prova generale dell'esultanza mondiale del Bernabeu. La faccia incredula e impazzita di gioia. Il viso che diventa una smorfia in continuo evolversi, quel numero 14 che rimbalza sul bianco dei pantaloncini. L'urlo più famoso al mondo insieme a quell'artistico di Munch, icone impresse per sempre nell'immaginario popolare. Era asciutto, nervoso, guizzante. Andava su e giù per il campo verde con quella sua falcata da gazzella, orgogliosa. Un attimo lo vedevi nella sua area, a difendere e opporsi. L'attimo dopo, nell'area degli avversari, a minacciare e concludere. Di lui mi piaceva il modo in cui affrontava la partita, perché somigliava fin troppo al modo in cui io penso vada affrontata la vita. A testa alta, lealmente, e guardando sempre in faccia l'avversario. Il Milan scende al Comunale di Torino, forte del primato in classifica. La Juventus, campione d'Italia in carica, è attardata in classifica di 4 lunghezze. Un distacco considerevole dopo appena 5 giornate. L'arbitro Delia fischia l'avvio dell'ostilità.
Stavolta non è un modo di dire del gergo calcistico, perché Marco Tardelli, in una frazione di secondo, attenta le caviglie di Gianni Rivera. È il più veloce fallo della storia, la giustificazione visibile del perché il centrocampista bianconero venga chiamato schizzo. Grinta allo stato puro, indomabile, uno che non molla mai, che riesce a conciliare qualità e quantità. Marco è il miglior esempio di come si possa avvolgere all'italiana la rivoluzione del calcio totale intrapresa dagli olandesi. Perché lui è un giocatore universale, sposa completezza e adattabilità, partendo dalla provincia fino a scalare il mondo. Vince tutto e non sembra mai minimamente diminuire la sua ansia febbrile nel vivere intensamente le sfide, non dormendo la vigilia e trasformando poi in campo e in positiva l'energia nervosa che lo divora. Bonini corregge la traiettoria per Tardelli che di collo pieno di sinistro infila l'angolino alla destra di Brini. Una rabbia agonistica che si trasforma in gioia incontenibile al momento del gol. Per la gente rimarrà quello delle mitiche esultanze. L'esplicazione più evidente del suo carattere passionale è il suo modo di esultare, che lo ha sempre contraddistinto. Al suo primo gol in Serie A contro l'Inter di Vanoe Fraizzoli, che aveva sbandierato l'acquisto di Tardelli prima di farselo soffiare in extremis da Boniperti. La sua esultanza fu così eclatante che lo stesso presidente juventino gli consigliò di darsi una calmata. Una richiesta praticamente impossibile per uno scalpitante cavallo di razza come lui. E la prima, contro l'Inter, probabilmente non fu altro che la prova generale dell'esultanza mondiale del Bernabeu. La faccia è incredula e impazzita di gioia. Il viso che diventa una smorfia in continuo evolversi, quel numero 14 che rimbalza sul bianco dei pantaloncini. L'urlo più famoso al mondo, insieme a quell'artistico di Munch, icone impresse per sempre nell'immaginario popolare. Asciutto, nervoso, guizzante. Andava su e giù per il campo verde con quella sua falcata da gazzella, orgogliosa. Un attimo lo vedevi nella sua area, a difendere e opporsi. L'attimo dopo, nell'area degli avversari, a minacciare e concludere. Di lui mi piaceva il modo in cui affrontava la partita, perché somigliava fin troppo al modo in cui io penso vada affrontata la vita. A testa alta, lealmente, e guardando sempre in faccia l'avversario. Catanzaro torna per la terza volta in Serie A e dopo una Coppa Italia che l'ha visto protagonista alla spese del Milan nel suo girone, trova un difficile ostacolo nell'esordio nell'Atalanta dal gioco ordinato e con una difesa ben disposta. E pensare che dopo 9 giornate di campionato Massimo Palanca non aveva trovato neanche una volta la via della rete. Palanca si vede la strada sbarrata da Terragni e da Nova che si scontrano mentre la palla termina lontano. L'attaccante del Catanzaro cambia la sua storia a partire dal 4 marzo del 1979. Si gioca all'Olimpico, Roma-Catanzaro, è il quinto minuto. Palanca va alla bandierina del calcio d'angolo. Direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, Palanca aveva battuto la Roma nella partita d'andata. Si è ripetuta all'Olimpico dopo appena 5 minuti, dimostrando che per lui segnare in quel modo non è un'impresa casuale. È il via per una domenica da campioni, con una tripletta che consacra il bomber a idolo di Calabria. Troppo insidioso Palanca per gli avversari che si sono avvicendati al suo controllo. Alto 1,69 m, Palanca ha il viso incorniciato da folti baffi e un piede che misura 37. A Catanzaro lo paragonano a un Pelé o a un Cruyff dei poveri. Il pubblico calabrese lo venera, colpito anche da quel carattere introverso, poco espansivo. Palanca, con le sue invenzioni, continua a fare stropicciare gli occhi ai tifosi calabresi anche nella stagione 80-81. In questo momento il Catanzaro è unico capolista. È il momento più alto della storia delle aquile giallorosse. A fine stagione Massimo Palanca si laurea vice capocannoniere con 13 reti, alle spalle di Roberto Pruzzo. Con 18 reti Pruzzo, con 13 Palanca, con 12 Altobelli, con 11 reti Graziani. Tanto amore,
produce però accuse feroci di tradimento al termine del 1981. La causa è il trasferimento a Napoli. Un'umana e comprensibile ambizione personale, che però regala solo una profonda delusione. Non riesce a trovare il giusto spazio e colleziona due sole reti in altrettante stagioni. Catanzaro è la patria elettiva di Palanca, marchigiano di Loreto. Sul finire degli anni Ottanta, l'attaccante raccoglie i resti del Catanzaro che annaspa in Serie C e trascina i calabresi a suon di reti, prima in Serie B e poi ad un passo dalla Serie A, impresa mancata per un solo punto nella stagione 87-88. La conferma del fascino del calcio e di certi sodalizi pressoché inscindibili. Poi arrivò un tipo coi baffi e prese a far gol da calcio d'angolo. Direttamente, senza filtro. I palloni spiovevano e beffavano stupefatti i portieri. La prima volta venne archiviata la voce stravaganze della domenica. Una botta di sedere, mormorarono in più. Però, alla quinta o sesta rete dal corner, tutti si convinsero. Né fortuna né cross sbagliati. Quel tizio voleva proprio segnare. Sono molti i volti del Perugia dei miracoli, a partire da Franco D'Attoma, il presidente, e Silvano Ramaccioni, il direttore sportivo che si siede in panchina, colui che ha inventato di fatto il ruolo di team manager. E poi appunto Ilario Castagner, già giocatore del Grifo nel decennio precedente, decisivo nel confezionare una squadra senza stelle. La squadra umbra gioca e si comporta come chi ha sempre recitato un ruolo da protagonista. Priva di nomi altisonanti, eppure straordinariamente motivati nell'ottenere un record assoluto, l'imbattibilità. Durerà 30 giornate, un intero campionato, l'impresa straordinaria degli Umbri, che forse finiscono per innamorarsi persino troppo della suggestiva ipotesi di non venire mai sconfitti, tanto da finire per negarsi la possibilità di competere con maggiore forza alla lotta scudetto. Il Perugia ha dimostrato di essere una squadra con grande personalità, con un grande gioco, ed è l'unica squadra ancora imbattuta di questo campionato. Le colpe dei grifoni stanno forse nella predisposizione tattica della squadra. L'allenatore del Perugia, signor Castagnier, si dice soddisfatto. Il Perugia ha conservato la sua imbattibilità avendo pareggiato con... Poi con il trascorrere dei minuti anche la squadra di Castagnier comincia ad accusare la fatica, anche se molti avrebbero visto volentieri un Perugia meno abbottonato. Che acquista ancor più rilevanza tenendo conto che nasce da una società alla sua quarta stagione in Serie A dopo un lungo passato nelle categorie minori. Si tratta di giocatori che qui, nella Verde Umbria, vivranno il loro momento di gloria. Tutti ad eccezione di Salvatore Bagni. Lui a Perugia esplode come ala destra, vede la porta, 8 i gol in stagione. Sputa l'anima in continue corse in copertura, esibisce una grinta che lo trasformerà in un centrocampista di grande dinamismo nell'Inter. Un miracolo praticamente irripetibile. La stagione 78-79 ha segnato il momento più alto della storia del Grifo. Nel giro di 2 anni, infatti, il Perugia, colpito indirettamente dalle squalifiche del calcio scommesse, retrocede in Serie B e comincia una lunga agonia, culminata a metà degli anni Ottanta, con la retrocessione in C2 deliberata dalla CAF. Negli anni 90, guidata dal pittoresco presidente Luciano Gaucci, risale dalle paludi delle serie minori e torna in Serie A, ancora con Ilario Castagnier in panchina. Nella massima serie rimane 6 anni. Lancia tanti giovani, dai campioni del mondo Materazzi e Grosso ai talentuosi Liverani e Miccoli. E con Serse Cosmi in panchina vince una Coppa Intertoto,
lascia passare per la Coppa UEFA. Alla fine della stagione, però, retrocede in B. E si avvia a conclusione anche l'era Gaucci. Dichiarata fallita e salvata dal lodo Petrucci, il Perugia milita ora in Serie C1. Benvenuto Perugia. Grazie per questo vento ubriacante che scatena senza freni i miei ricordi più belli. Un calciatore ha chiuso la carriera sul terreno verde parlando al suo pubblico con un microfono in mano. Succede a Gianni Rivera e l'evento eccezionale è figlio della necessità. C'è bisogno di sgomberare con urgenza un settore degli spalti di San Siro troppo affollato. Va contenuto l'amore della gente accorsa in massa per assistere al trionfo milanista che vale la conquista della stella. Il capitano alla sua ultima partita parla e convince. Sa di essere amato, sa che verrà seguito. Ve lo chiediamo ancora per favore, fra 10 minuti l'arbitro sospenderà la partita ed avremo partita persa. Talento precocissimo, senza uguali, tanto da esordire in Serie A addirittura a 15 anni. Ha il passo del fuoriclasse, la personalità di chi tutto osserva per volgerlo a proprio vantaggio. Quando il Milan gli fa fare un provino con la squadra dei grandi, sembra che giochi da una vita insieme a fenomeni del calibro di Lidl e Schiaffino. Vede il gioco con una capacità intuitiva straordinaria, unendo il bello stile a una naturale capacità di trovare la giusta posizione in campo. È la luce dell'intelligenza, che riesce spesso e volentieri a vanificare il lavoro dei mastini che nel corso della carriera si troverà addosso per soffocarne il genio. Rivera non ha la tempra del lottatore e Gianni Brera lo critica descrivendolo come un abatino, ma il suo modo di esprimersi è talmente puro da ergersi sopra l'agonismo, eleggendo un calcio elegante e originale. Ma non ti sei ancora scocciato a descrivere di lui? Molto, ma io ammiro Rivera, è anche intelligente, lo seguo persino alla televisione, bravo, è intelligente, è un uomo normalmente portato a fare il causidico, stupendo. Però ne ho abbastanza, perché immagini non ne trovi più, insomma, pensi che anche tutti e due. Rivera è il Milan, lo è per le vittorie, lo è perché difende la squadra anche a parole. Quando si sente vittima di torti, si erge a capitano, anche a costo di incorrere in squalifiche pesanti, per dire sempre a testa alta quel che pensa o crede sia giusto. Talvolta si traduce in aperte polemiche con la classe arbitrale, come nel 71-72, quando un contestato rigore al Cagliari, che peserà moltissimo sul verdetto del campionato, lo porta a contestare l'arbitro Michelotti e il sistema. La punizione è gigantesca, 9 giornate, campionato finito. Ma io dissi moltissime cose, però il mio discorso era proprio su di un piano generale di libertà, di opinione. Le parole, sì, le parole, come quelle splendide utilizzate da France Football per motivare nel 1969 l'assegnazione del pallone d'oro, primo italiano a ottenere il prestigioso riconoscimento di miglior giocatore europeo. Calcio arido, persino cattivo, con i troppi dubbi di doping e di premi elevati che deformano la verità, Rivera è il solo a dare un senso di poesia a questo sport. Di solito il calciatore non deve pensare, infatti se comincia a pensare potrebbe dimostrare che in fondo il calcio è una cosa semplice, è una cosa che possono capire tutti ed è un peccato che si debba arrivare a queste conclusioni, perché pare che sia limitato a pochi grossi cervelli capire di calcio. Anche a fine carriera Rivera era il fuoriclasse che avevo ammirato da ragazzino. Giocava con una semplicità grandiosa. Era lì, nella capacità di sintesi, che emergeva la differenza con tutti gli altri. Mai un dribbling in più o il colpo d'effetto. Ogni volta non finivo di stupirmi.